ragazzi, ci siamo goduti un attimino questo bellissimo paesaggio lì fuori. Siamo sopra le Alpi, come riportato anche nella nostra mappa, guardate qui. Siamo praticamente già in Austria, nelle zone di Solden. Abbiamo superato il Trentino Alto Adige proprio da pochissimo. Siamo proprio in perfetto orario, seguendo una perfetta linea. Tratta è giusta, per il momento siamo tutti ok. Io vi ripeto queste cose, ragazzi, perché sono, ancora una volta, vi voglio far sapere che non è che io sia un grandissimo esperto di aeronautica o chissà quale, sono un appassionato come tanti di voi, quindi da poco mi sono buttato nel mondo del volo IFR, per cui mi ripeto le cose perché voglio essere sicuro di non tralasciare passaggi, anche se 99 su 100 qualcuno lo salto sempre, quindi, ma so bene che voi mi perdonerete per questo, quindi capirete benissimo la situazione. Come vedete, siamo anche arrivati alla nostra top climb, 29.000 piedi, flight level 290, siamo a postissimo così. Direi che stiamo procedendo bene, non abbiamo alcun tipo di problema di sorta, al momento andiamo spediti, quindi va bene. Tra non molto, allora vediamo un attimino a quanto siamo dalla nostra top descent. Lo vediamo subito. Ogni volta mi confondo con il Boeing. Ok, siamo quasi su Moji, su Mokti. E Mokti, se non sbaglio, dovrebbe avere un significato particolare per il nostro piano di volo. Lo controlliamo immediatamente dalle carte. Voi sentite questo rumore, ma sono le carte. No, manteniamo comunque sia con su Mokti fino a Keteg. Keteg sarà il nostro punto dove inizieremo la nostra discesa. Dovremo arrivare poi ad un'altitudine di 10.000 piedi verso Vatak. Ora lo controlliamo anche dalle carte. Controlliamo questo punto perché è molto importante. Allora, noi dobbiamo arrivare a Gulco comunque sia a 5.000 piedi massimo, non possiamo sbagliarci, quindi lì sarà necessario arrivare a questa altitudine. Perché poi a Kojit, che sarà il nostro ultimo punto, che è esattamente a 13,4 miglia dal VOR di Colonia, dovremmo arrivarci presumibilmente intorno ai 3.000 piedi, vedete qui molto bene, che sarà praticamente l'altitudine necessaria per poter ingaggiare il nostro ILS. Vediamo un attimino anche più da vicino il discorso. Sì, perfetto. Flight level qua addirittura ci dice 7.000 piedi, ma credo che sia troppo esagerato. Qui dovremmo arrivare già intorno ai, sì, 6.000 piedi più o meno. La transition altitude, bene, questa non ha importanza, di 5.000 piedi, ma a 3.000 dobbiamo ingaggiare il nostro ILS, quindi non possiamo assolutamente sbagliarci. Sotto i 5.000 piedi qui ci viene riferito che la velocità che dobbiamo utilizzare è di 170 nodi, quindi dobbiamo anche valutare questo discorso e non dimenticarcelo. Vicini a Motti dobbiamo effettuare questa virata per 323, 30, no, sì, più o meno sì, su Motti è 341, ma non mi pare che sta seguendo 341, cioè 341 è Motti. Ora la destinazione invece per arrivare al prossimo punto, che è Kovan, sarà di 323, 319, più o meno ci dovremmo essere. Viratina. Quello che vedete là sotto, che lago è? Avviciniamoci. Weinbach, Weibenbach. Lago di Weibenbach. Siamo quasi per arrivare al confine con la Germania. Ci siamo quasi.
Va bene, ragazzuole, allora, visto e considerato che c'è ancora un pochino di strada da fare, io direi a questo punto di goderci ancora un po' di spettacolo e quando saremo arrivati alla nostra top descent, inizieremo tutte le manovre necessarie per poter scendere verso l'aeroporto di Colonia e quindi entrare nel vivo del nostro volo. Ci vediamo dopo, dai! Capire dove siamo localizzati al momento. Siamo verso dalle parti di Stoccarda, a metà praticamente strada, anzi direi che siamo quasi quasi in dirittura di arrivo. Il prossimo punto che noi adesso andremo a beccare sarà Kovan, dopodiché tra Kovan ed Etasa, che è l'ultimo punto prima della nostra top descent, mancheranno circa 3 minuti, quindi siamo quasi pronti per effettuare la nostra discesa verso Bonn. Infatti, come vedete qui è rappresentato anche nel nostro strumento, avremo tra non molto la virata per 350 in direzione Etasa, che dista circa 3 minuti da Kovan, sulla quale ormai ci siamo quasi. Direi anche che la fase di approccio noi l'abbiamo già sistemata, quindi non credo che ci siano problemi di sorta. Possiamo ora visualizzarla nuovamente per dargli un attimino un'occhiata. Intanto vedete, l'aereo sta effettuando la sua virata. Allora, non di Kovan, Etasa, ora siamo verso Etasa. Vediamo infatti questa virata, esatto, virata controllata, va bene. Per 3, diciamo 5-8 più che altro, quasi 3-6-0, no, praticamente siamo quasi a 0. Vediamo, da programma qui mi dice che sì, la virata che effettuiamo è per 0-0-5, e così infatti sta per essere. Infatti Etasa, vedete, già spunta nel nostro programma, nel nostro strumento, proprio perché ce l'abbiamo di fronte. Dopodiché inizieremo la nostra discesa tra esattamente 2 minuti, appena toccheremo Etasa, perché Etasa sarà proprio il nostro punto di discesa iniziale, ok? Quindi dovremo arrivare poi ad un'altitudine di 5.000 piedi per arrivare verso Gulco, ok? Quindi la nostra discesa la dovremo fare in maniera abbastanza controllata, ma credo che non ci siano problemi anche in questo caso. E presumibilmente dovremo arrivare verso Gulco 13 minuti a partire da Etasa, ok? Quindi tra nemmeno un 15-20 minuti noi dovremmo essere su Colonia. Fuori la situazione, come vedete, è abbastanza nuvolosa, ma siamo sopra le nuvole, quindi come già vi avevo detto poc'anzi all'inizio, non avremmo trovato alcun tipo di problema viaggiando sopra le nuvolette. Nel frattempo io mi soffio il naso perché, ragazzi, sono rovinato, non so per quale motivo, ho preso caldo freddo tutto in un colpo solo. Il pilota raffreddato, sinceramente non so fino a che punto possa essere di aiuto.
Va bene, però siamo vivi, non vi preoccupate che le 112 persone che abbiamo a bordo le porteremo a terra senza alcun tipo di problema. Facciamo gli scongiuri, diretti a Keteg, quindi noi già possiamo iniziare la nostra discesa. Scendiamo, facciamo 15.000. Infatti vedete, si sta riducendo sia la velocità che anche la nostra discesa che sta per iniziare. Non troppo rapida però, non la voglio rapida questa, no, assolutamente, non esiste che tu scendi così rapidamente. Falla a 1800 piedi al minuto e va bene. Anzi, facciamola anche di meno, non c'è premura per adesso. La velocità la manteniamo con i 320 nodi, va più che bene. Questo lo raddrizziamo perché sembriamo un pochettino stortini. Come vedete, già si intravede Batac. E Batac è il nostro penultimo punto, quindi allora forse avrebbe ragione lui a scendere in maniera. Allora facciamo una cosa, noi scendiamo a 10.000. O anzi a 8.000 piedi. Così siamo con un. Ci lasciamo un margine positivo per arrivare verso Gulco a 5.000. E come vedete, la nostra discesa è iniziata. Sistemiamo anche qua un attimino Keteg, ok, va bene, va bene, va bene. Etasa, ce l'abbiamo lì davanti. Keteg, che stiamo effettuando adesso la virata verso Keteg, anzi verso Batac. Diminuiamo anche la velocità, facciamo un 300 nodi, anzi 290. Così cominciamo un attimino anche a rallentare. Per quanto invece riguarda il nostro programma, ok, climb già l'abbiamo superato, non ci interessa, noi dobbiamo allora, no, nope. Ok, phase, approaching phase la faremo dopo. Ok, 266 va bene, 077 non mi interessa, va bene questa cosa qui. Ok, approaching phase 145 nodi sarà la velocità per il nostro approaching phase e la transition altitude sarà di 5.000 piedi. Ok, vertical limit speed 135 finale. Ok, velocità di approccio sarà di 145 nodi, invece quella di proprio di atterraggio sarà di 135 nodi. Va bene, qui è tutto bello settato e sistemato, siamo a posto. Ok, superato Vatak, abbiamo adesso Gulco. Allora a questo punto verso Gulco noi ci arriviamo ai nostri famosi 5.000 piedi. Diminuiamo ancora a 280 nodi. Ok, stiamo scendendo, belli tranquilli, lungi lungi. Come vedete, guardate qui come sta scendendo delicatamente. Molto bello vedere queste cose, quando funziona tutto, che bello. Ok. Vediamo anche. Ok, qua abbiamo capito che comunque se 10-18 già l'avevamo settato, allora tra non molto il nostro computer di bordo ci chiederà di impostare anche il QNH dell'arrivo. 10.000 piedi, ragazzi, siamo giunti quasi a destinazione, cominciamo a mettere landing lights e anche le luci runway, visto che praticamente non ci vediamo quasi più. Ok, ok,
Ci siamo quasi. Sì, Gurko è praticamente a portata. Arrivati ai 5.000 piedi, attiveremo anche il nostro localizer. Vediamo anche di confermare la nostra situazione radio. Ok, 109.10 la frequenza ILS, quindi questa è già settata. Confermiamo, 109.10 ILS localizer pista 2.4. E stiamo arrivando, come vedete, da Gulco. Cominciamo anche a diminuire la velocità perché siamo oltre, perché abbiamo superato i 10.000. Cominciamo a scendere. Finalmente si vede luce. Arrivati quasi ai 5.000 piedi. Scendiamo anche di velocità. 100, 200 nodi. Segnale. Ci chiede qui di mettere ovviamente. Settare anche il QNH 1018 settato. Ci siamo quasi, ragazzi, siamo quasi pronti. Inizia la fase di delicata del nostro viaggio. Siamo praticamente a Gulco, che è la nostra star. Siamo in perfetto orario. Temperatura di 9 gradi, vento che soffia da 100, 329 esatto è il nostro punto HDG. Stiamo diminuendo anche di velocità, va bene. Le luci, le landing lights sono già state attivate, anche le luci runway. Cominciamo a mettere anche la prima tacca di flap. Speed check, flaps 1. Esatto. Bene, virata a sinistra, scendiamo anche di velocità 170 nodi come riportato da mappa. E cominciamo a scendere anche a quota 3.000 piedi per intercettare il nostro ILS. Attiviamola. Ora dovrebbe attivarsi. Altra tacca di flap. Speed check, flaps 2. Ok. Vedete, sta iniziando anche a diminuire la velocità. Direi anche di cominciare ad attivare il nostro localizer. Ancora è blu. Qui ci mettiamo su ILS. Ci siamo quasi. Ci Approach checklist. Briefings confirmed. ECAM status checked. Seat belts on. Baro set 3009. Decision height 200. Engine mode selector. It is not okay, sir. It is not set normal as wear required.
Va bene, questo poi lo modificheremo pure. Va bene, intanto qua altitudine, tutto quanto bello sistemato, stiamo aspettando che qui Radio diventi. altimeter alive. Ok. Perfetto. Velocità è corretta, altitudine è giusta, ci siamo quasi. Paesaggi verdi, ovviamente. Ricordiamo la velocità di approach, eccolo qui, il localizer è stato appena intercettato, perfetto. Io penso che appena faremo questa virata qui potremo tranquillamente attivare il nostro approach. E l'aeroporto a quanto pare dovrebbe essere alla nostra sinistra. Ancora non lo vediamo però. Ci siamo quasi. Sono anche sicuro che appena effettueremo la nostra virata ci spunterà anche il nostro glide slope. Questa è la fase che mi piace di più del volo, la fase più bella. Che vedere l'aereo che fa quello che nella realtà fa, cioè guida praticamente lui da solo, ingaggiando praticamente. Ecco, avete spuntato anche il glide slope. Guidato da un'antenna, è qualcosa di impressionante. Possiamo anche. Un po' di vento, ci è arrivata una bella raffica. Effettuando adesso la viratina, dopodiché attiveremo il nostro approach. Eccolo qui. Attiviamo l'approach. Come vedete ci stiamo allineando. Categoria 3 single, quindi solamente un pilota automatico, non è un problema. Diminuiamo la velocità, la pista è lì di fronte ai nostri occhielli. 160 nodi in diminuzione, Speed check, flaps flap 3. 3. Molto giù anche i carrelli. Vediamo come siamo nella mappa. Esatto, vedete? Pista 2-4, siamo dritti dritti. Giù anche i carrelli. Ecco Gear down. Siamo orizzontalmente messi bene, glide slope scende ancora no, però siamo giusti, che la pista proprio è di fronte a noi, anche se noi da qui non la vediamo ancora. Che brutto atterrare con le nuvole. Ancora giù velocità. Guardate, avete visto, ci sono lampi. Ci non so voi, ma io non vedo la pista ancora. Però lui mi dice, lo strumento qua mi dice che orizzontalmente siamo messi bene. E il glide slope sta cominciando anche a scendere. Però qui vedo che non siamo perfettamente dritti. Va bene, però sta scendendo, guardate. Quindi mi fido. Mi fido, mi fido. Che palle ste nuvole.
Eccolo qui. Ingaggiato l'ILS, adesso sta scendendo da solo l'aereo, vedete? Anche se continua a non vedere la pista. Vi dice che siamo perfettamente, orizzontalmente, verticalmente dritti di fronte alla pista che noi non vediamo. Dico, ma mandatemelo un segnale di fumo. Ecco, no, non di nebbia, di fumo. Arrosta sta vista. Eccola lì, ragazzi, la sto vedendo, è qua. Guardate qua, pauroso. Eccola lì. Che pazzesco. Flap. Speed check. Flaps full. Cioè, pazzesco. E uno praticamente, se non avesse questi strumenti, col cacchio che atterrerebbe. Velocità, ricordiamoci che è 135 nodi. Però ancora aspettiamo un attimino prima di abbassarla. ...140 nodi. Questo è il segnale che abbiamo beccato di LS tranquillamente. Checked. ...135 nodi. Velocità di atterraggio. Prepariamoci per disattivare il pilota automatico. Due luci rosse, due luci bianche, perfettamente allineati. 500, checked. Non voglio finire in mezzo a quell'autostrada. Ancora presto per togliere l'idle. Manteniamolo, luci, pista, tutto di fronte a noi, bellamente, bellini, bellini. 400. Ancora il pilota automatico, ma lo voglio tenere io. 300. Non mi fido molto del mio joystick solamente per questo, ragazzi. Usiamo. 200. Above. Va bene. Via pilota automatico. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Atterrati. Reverse. Reverse green. Reverse green. Bene, siamo noi adesso. 70 knots. Ok. Applausi. Signore e signori, benvenuti a Colonia. Tutto a posto, via i flap. Flaps 3. Fermiamoci. Flaps 2. Flaps 1. Flaps 0. Perfetto. Mettiamo la st'immagine un pochettino meglio. Esatto. Qua le luci, via le ranno.
le luci, le landing lights, via le runway, attiviamo le luci taxi. Ora io voglio fare una cosa che generalmente me ne sbatto le balle di fare, ma la voglio fare. Voglio controllare la mappa relativa al nostro punto, per controllare anche dove andarci a parcheggiare. Quindi ci fermiamo un attimino, che non abbiamo premura. Andiamo a controllare la mappa dell'aeroporto di Colonia. Ok, per farlo dobbiamo andare qui. Vediamo un attimino. Perfetto, allora noi siamo atterrati qui. Quindi noi teoricamente abbiamo attraversato questo. E teoricamente... teoricamente noi siamo qui. Fatemi dare un'occhiata se è vero. Bisogna regolarsi di conseguenza. Sì, pista 6 e questa qua, abbiamo attraversato praticamente il tutto. Ancora ci dobbiamo praticamente arrivare a questo punto, quindi vediamolo. 24, la pista 6 è quella lì che ci sta praticamente... esatto. L'abbiamo già superata questa zona, quindi praticamente noi siamo alla prona militare. No, noi teoricamente dovremmo tornare qua. Allora, vediamo. Ok. Facciamoci sta via di taxi. Ora lo controlliamo meglio guardando anche i riferimenti che abbiamo. E ci andiamo a mettere in un punto corretto dove ci dobbiamo mettere, perché ogni volta io trascuro questo dettaglio, che è un dettaglio non indifferente. Intanto ci facciamo tutta questa bella via. Questo dovrebbe essere l'apron militare, che a noi al momento non ci interessa. Quindi noi dobbiamo andare in fondo, in fondo, in fondo, in fondo. Senza disturbare nessuno. Tac. Un bel volo, ragazzi, abbiamo fatto. Sono molto soddisfatto dell'esito. Esito più che positivo. Abbiamo da fare un bel po' di strada. Allora, peccato per il tempo, che comunque sia non è che ci abbia infastidito più di tanto durante il volo, eh. A parte quella folata che ci è arrivata mentre eravamo a 3000 piedi, ma va bene. Ci sta. Allora. Generalmente l'ATC ci dà tutte le informazioni relative alla via di taxi. Ora io devo capire qua dove cavolo siamo noi. E lo vedremo da questo segnale che abbiamo qui di fronte. Che è l'ingresso praticamente per una pista. Esatto, che noi adesso dobbiamo attraversare. Fatemi vedere, pista 14R. Che noi dobbiamo attraversare. Esatto. Va bene, ci siamo allora. Ok, ok, ok. 14R come riferimento. La attraversiamo, ci fermiamo un attimino. Fermiamoci un secondo. Tac. Allora, abbiamo attraversato la pista 14R. Esattamente qui. Quindi noi siamo qui. Allora, noi dove ci possiamo andare? Mettere nell'apron B. Quindi in tutta questa zona qui. Quindi apron B va più che bene. Non nella zona cargo, ma nell'apron B. Quindi anche in questa zona qui. Va bene. Terminal 1. Perfetto, siamo giusti. Siamo giusti. Qui a destra. Lì, come vedete, ci sono aerei della General Aviation, quindi non è la zona per noi. Ma lì dove ci sono quei bei aerei, belli mammadroni grossi, ci potremmo andare a parcheggiare noi.
After landing. After landing checklist. Flaps. Retracted. Spoilers. Disarmed. APU. It is not okay, sir. It is not. Start. APU. Start. Radar. Off. Strobe lights. It is not okay, sir. It is not. Off. Strobe lights. Off. Checklist completed. Grazie. Ogni tanto dimentichiamo questi passaggi. Meno male che c'è lui che ce lo ricorda. Allora, noi ci potremmo andare a mettere anche in questa zona qui. Esatto, non è male. Vediamo. Seguiamo la linea, segui il sentiero dorato. E noi ci andiamo a mettere là. Segui il sentiero dorato. Sì, direi che va più che bene. Freni, rientriamo. Allora ragazzi, via luci di tutti i tipi. Spegniamo via cinture. Possiamo anche spegnere i nostri motori. Spegnimento motore numero 2. Spegnimento motore numero 1. APU. La teniamo per adesso. Pump. Riattiviamo la chiusura. Perfetto. Extra power non ci interessa al momento. Via le beacon, via le wing, via le nav log, dopodiché questo off, off, spegniamo anche le radio, ok, via la più e via le batterie. Bene amici, allora, noi ci siamo, abbiamo fatto quest'altro volo che è andato benissimo, sono veramente molto soddisfatto, spero che vi sia piaciuto parecchio. Adesso vi darò anche a voi la possibilità di scegliere quale tipo di volo faremo nel prossimo video, quindi adesso metterò... lo ufficializzo intanto ora su YouTube, quindi sbizzarritevi con i vostri commenti. Per chi non fosse iscritto nel gruppo Facebook del Branco di Lupus in Game, lo faccia, perché metterò questa sorta di sondaggio... e farò questa richiesta a voi personalmente nel gruppo, in modo tale che possiate poi essere partecipi dei nostri prossimi voli. Se vi piace magari ricordare qualche tratta che avete fatto nella vostra vita, qualche viaggio bello che vi è piaciuto. Ovviamente ragazzi, non facciamo voli di 7 ore, 8 ore, 10 ore, quindi chi è andato in America e ha fatto un volo, che ne so, Roma-New York, vi prego, astenetevi dal chiedermelo, perché 9 ore di volo, ragazzi, sarà veramente un inferno registrarlo, più che altro, ma anche a farlo. Mi piacerebbe tanto, prima o poi lo sperimenterò, ma per adesso manteniamoci su voli più o meno di durata non superiore magari alle 3 ore, ok? In modo tale che io le possa gestire bene per quanto riguarda il video. Va bene ragazzi, pollicione in su, io vi auguro a tutti quanti un fine settimana meraviglioso, godetevi le vostre vacanze, godetevi il caldo, l'estate, eccetera eccetera. Da Lupus in Game è tutto, un abbraccio, ciao ragazzi.